Mentre la maggior parte delle sneakers si appoggiava alla tradizionale costruzione in pelle o tela, Puma lanciò sul mercato una scarpa completamente innovativa, che di lì a pochi anni avrebbe rivoluzionato il mondo delle sneakers. Con una tomaia in pelle scamosciata morbida ma resistente, al tempo ritenuto un tessuto di lusso, e una spessa suola in gomma, le Puma Suede sono state progettate per essere più morbide, resistenti e più street ready di qualsiasi altra scarpa sul mercato in quel momento. Tutto inizia nel 1968, dove a Città del Messico si tennero le Olimpiadi e le famose scarpe del brand tedesco furono rese famose dai due corridori afroamericani al secolo, Tommy Smith e John Carlos, che dopo aver preso parte all'evento ed aver concluso rispettivamente in terza e prima posizione indossando le suede, durante l'inno nella prima azione abbassarono la testa ed alzarono un pugno chiuso in un guanto nero in segno di protesta verso i diritti civili degli afroamericani. Questo gesto divenne iconico e a tutti gli effetti uno dei simboli del Novecento. Walt Frazier, soprannominato Clyde per via del cappello che era solito indossare, era un famoso giocatore di basket degli anni 70, dotato di una grande personalità sia sul campo che al di fuori. Con la sua Rolls Royce e le sue pellicce di visone era spesso preso come modello di stile dai giovani della Grande Mela e non solo. Fino al 1973 i giocatori NBA non venivano pagati per indossare le scarpe di un determinato brand, infatti la scarpa più indossata per giocare erano le Chuck Taylor. Ma quando Puma arrivò nel mondo della pallacanestro cambiò totalmente le regole del mercato. Infatti strinse un accordo con la stella dei Knicks dove Frazier divenne il primo giocatore pagato per indossare delle scarpe ed in più gli venne offerto di disegnare una scarpa da ginnastica. Il risultato della collaborazione tra il brand bavarese e Frazier furono le Puma Clyde, delle scarpe da basket modello low, ossia altezza caviglia, create sulla base di una normale Puma Suede, con le quali la stella dei Knicks fece registrare una delle migliori stagioni nella storia della franchigia, perdendo solamente in finale contro i Los Angeles Lakers. Il rinomato scrittore ed esperto di sneakers Bobbito Garcia affermò come il Clyde era la scarpa più ricercata in quel periodo e che in seguito sarebbe diventata una delle scarpe base per gli appassionati di hip hop come MC Shan e Dougie Fresh. There's a handful of shoes really that speak volumes in terms of basketball culture, hip hop culture. And the Puma Clyde is one that is right at the crossroads, means something to both communities. Questa sneakers fece la svolta, infatti sui playground di New York agli inizi degli anni 70 dominavano le scarpe in tela, ma dal 1973, quando Puma portò la pelle scamosciata su una scarpa da basket con nei lati la scritta dorata Clyde, le prime vennero quasi completamente annichilite da questo nuovo modello. Puma vendette 2 milioni di Clyde in un solo anno, confermando quanto l'influenza di Frazier andasse ben oltre le strade di New York. Infatti queste scarpe presero molto piede nella cultura hip hop, in particolare nell'ambito della breakdance, dove gli allettanti lacci e la lussureggiante finitura finirono col farle diventare una delle scarpe preferite dai b-boy. Ma la breakdance non fu l'unica arte di strada che venne contagiata dalle Puma Clyde. Infatti vediamo che writer come Stay High 149 resero famosa questa sneakers durante una fuga dalla polizia di New York. Ed infine anche gli skater vennero rapiti dall'eleganza e la comodità della collaborazione tra Frazier e Puma. Bene, il video è finito, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, condividetelo taggandomi su tutti i social, inoltre fatemi sapere nei commenti se vi piacciono questi video un po' più cult e un'ultima cosa, iscrivetevi al canale, bella ragazzi!